Grazie Andrea, oltre che per i contenuti, anche per la brevità. Lui non sarà così breve, no, però magari date il libro. Sì, no, lasciamo Buongiorno a tutti e a tutte. Voglio dire che ho seguito molto l'introduzione bellissima di Angelo Dorsi e devo dire che pensavo mentre riferiva che in realtà se il tema della mia relazione, cioè la devastazione del diritto del lavoro come devastazione di una delle basi della nostra Costituzione repubblicana, in realtà può fare da controcanto a tutta la sua, cioè nel senso che così come c'è stato un grande revisionismo storico-politico, c'è stato in questi 30 anni un gigantesco revisionismo sul diritto del lavoro. C'è la stessa cultura, la stessa impostazione, spesso sono anche le stesse persone che lo fanno, almeno dal punto di vista della produzione culturale. E voglio anche sottolineare, mi ha colpito molto e condivido anche qui totalmente il ruolo costituente che oggi hanno i mass media, i grandi mass media, lo vediamo anche nella Costituzione che c'è oggi, insomma, diciamo, nel renzismo, cioè ultimo prodotto di un percorso che comincia dall'epoca di Craxi, che arriva oggi, di costruzione di un senso completamente diverso dal senso anch'esso non scontato, ma diciamo antifascista, repubblicano, lavorista, che è stato costruito nei 20 anni che hanno seguito la Costituzione repubblicana, perché chi ha un po' di anni, chi come me e come Dorsi ha vissuto gli anni precedenti al 68, almeno da ragazzo, sa che in realtà in quegli anni molti dei temi, cioè io ho fatto un liceo dove dovevo litigare tutti i giorni con i miei compagni di liceo perché difendevo i partigiani rispetto a tutti i miei, cioè i partigiani erano degli assassini, ecco, cioè voglio dire, siamo tornati in parte, cioè chi è essere vecchi purtroppo ha tanti difetti, ma anche quello che ti fa vedere delle cose che altri non vedono. Voglio sottolineare allora questa cosa sulla centralità, diciamo, dell'operazione diritto del lavoro, del revisionismo attorno al diritto del lavoro, che ha poi oggi degli effetti collaterali su vari fronti, anche qui, e poi affronto, cito, faccio un'ultima citazione, il riferimento che ha fatto Dorsi sulla vicenda dei migranti, a me colpisce perché in realtà è collaterale rispetto a questo, ma ha una sua grande funzione costituente di senso. Qui c'è un lavoro di staffetta tra i due Renzi, Matteo Salvini e Matteo Renzi, c'è un lavoro di staffetta, poliziotto buono e poliziotto cattivo, si potrebbe dire. Uno, come ho scritto anche recentemente, si ispira a Lincoln, no, dice Renzi, l'altro si ispira al Ku Klux Klan, però alla fine sostanzialmente vanno nella stessa direzione, cioè spiegare che siamo troppi, spiegare ai disoccupati che siamo troppi e che quindi bisogna respingere i poveracci. Questo ha due effetti, badate bene, uno l'effetto di costruire, un clima di paura e di senso della minaccia. Il mio lavoro è minacciato non dalle multinazionali, non da quelli che fanno le delocalizzazioni. Io nella mia lunga esperienza sindacale non ho mai incontrato un lavoratore che abbia perso il posto di lavoro perché il suo posto l'ha preso un migrante, mentre ne ho incontrati decine di migliaia che le hanno perse perché ha migrato l'azienda da un'altra parte. Quindi non solo si costruisce un falso senso della minaccia, un falsissimo senso della minaccia, cioè tu non sei minacciato dalle banche, dall'Europa, dalla finanza, ma sei minacciato dai poveracci che vengono qua a portarti via il lavoro. Ma quello che è ancora più grave, su cui paradossalmente lavora persino più Salvini che Renzi, che pure si dichiara contro l'euro, l'Europa, eccetera, è l'accettazione che ne deriva della inevitabilità della disoccupazione di massa e delle politiche di austerità.
cioè che cos'è il messaggio profondo del razzismo leghista? Siccome la disoccupazione di massa c'è e non ci si può fare niente, siccome le politiche di austerità, di privatizzazione dei servizi, di riduzione dei servizi pubblici sanitari ci sono e non ci si può fare niente, è evidente che l'unica cosa che posso fare è almeno impedire che vengano degli altri poveracci a occupare il posto. E da questo punto di vista a me pare più indecente, uso questo aggettivo ma mi trattengo, il fondo più di Salvini, che è un povero inutile idiota di queste operazioni, più indecente mi pare il fondo scritto qualche giorno fa da Claudio Magris sul Corriere della Sera, un autentico fondo razzista, perché quando un intellettuale illuminato e progressista, lo dico perché è stato fatto prima riferimento a tutto il mondo dell'intellettualità che ha contribuito a costruire in Italia questo revisionismo storiografico unico, devo dire, in Europa occidentale, perché non ci sono altri paesi che praticano il revisionismo, la memoria condivisa e tutto il resto come noi, non certo ad esempio la Germania, non certo la Germania, che non si sarebbe mai sognata di fare un giorno della memoria per i milioni, sì, milioni di profughi che dalla Polonia sono venuti nella Germania occidentale dopo la fine della guerra. Ma per chiudere, se no faccio troppe parentesi, interiezione, ma voglio dire, mi ha molto colpito di questo intervento di Claudio Magris quando spiega che in Italia dice che in fondo dice, se un ospedale c'ha 30 posti, se ci facciamo arrivare 1000 persone, dice, combiniamo un disastro, il che comporta tre operazioni ideologiche di carattere reazionario. La prima, la più semplice in fondo, è venir meno al giuramento di Ippocrate. No, sì, no, voglio dire, si cura sempre comunque, lo dico perché io ho presente, credo che tutti noi abbiamo presente cosa è successo a Gaza sotto i bombardamenti israeliani, l'eroico lavoro di quei medici che in ospedali di 30-40 persone ne curavano migliaia, quindi qui c'è già una prima infamia. Secondo, ma chi ha deciso che il nostro paese, l'Europa, è una sorta di clinica a numero chiuso? Cioè, capite? Cioè, c'è una doppia operazione, che siamo malati e che non possiamo essere invasi da altri malati. Ma chi ha deciso? Cioè, in questo c'è tutta un'ideologia regressiva e reazionaria che io credo poi, mi fermo qui, è prodotto di un crollo della cultura italiana. Di un crollo della cultura italiana. Io spesso dico, e lo sostengo, che il ritorno, il primo punto dove bisogna rifare le barricate, se vogliamo poi che ci siano di nuovo, come saranno necessarie le barricate in carne ed ossa, perché non nulla cambia senza il conflitto sociale, se vogliamo che ci siano le barricate in carne ed ossa, il primo punto dove ricostruire le barricate è il terreno della lotta culturale. Perché lì c'è stato uno sfondamento persino più grave, lasciatemelo dire, dello sfondamento che c'è sul piano della vita sociale. Perché sul piano della vita sociale noi abbiamo nuclei di massa di resistenza, di organizzazione, di contropensiero, che naturalmente non riescono ad arrivare ai mass media, non riescono ad arrivare alla costruzione del pensiero comune, ma che ci sono. Stiamo tornando in questo a un mondo medievale, nel quale le rivolte dei poveri devono farsi la loro cultura, perché gli intellettuali, tranne poche eccezioni, quelli che sono qui naturalmente lo sono, gli intellettuali sono tutti dall'altra parte e fanno i chierici del sovrano. Ecco, questo terreno è fondamentale, la costruzione di senso e la lotta contro la costruzione di senso è un elemento fondamentale del conflitto sociale e della democrazia e della lotta democratica oggi nel nostro paese. Ho fatto tutta questa premessa per arrivare a fare una sintesi di quella che è appunto la mia riflessione, cioè noi siamo di fronte a una gigantesca opera di devastazione culturale che poi produce devastazione materiale, e di questa mattina la notizia è i lavoratori, come era ovvio, che i lavoratori Expo sono assunti, quelli che vengono assunti, perché poi la maggioranza sono volontari, io faccio parte di una
un'iniziativa con l'organizzazione, diciamo, di sindacalisti alternativi che abbiamo messo in piedi, che si chiama Forum dei Diritti Lavoro. Noi abbiamo costruito una serie di esposti, eccetera, contro il cosiddetto volontariato, che in realtà è semplicemente lavoro non retribuito. E anche lì si costruisce senso, si paragona, cioè io torno al libro, il primo che l'ha costruito questo fu, devo dire, il libro verde, prima ancora il libro bianco di Biagi, ma successivamente si fu cambiato il colore, ma il concetto era lo stesso, il libro verde del ministro del lavoro Sacconi, quando era ministro del lavoro dell'ultimo governo Berlusconi, del quale disse bisogna passare a due grandi temi culturali nel rapporto di lavoro. Uno è la complicità, cioè i sindacati devono essere complici, non solo concertativi, complici con l'impresa, questo è Marchionne per capirci. Due, ci vuole la cultura del dono, cioè il lavoratore deve donarsi, e infatti qui siamo di fronte a un'operazione. Se ci pensate, cosa c'è di opera pia nella Expo? Cioè l'Expo è una grande speculazione e ruberia fatta con lo sponsor della McDonald's, della Coca-Cola, eccetera, che tra l'altro, voglio dire, dovrebbe occuparsi di nutrire il pianeta, in realtà è saccheggiare il pianeta, dovrebbe essere il sottotitolo dell'Expo. Quindi, ma al di là di questo, una gigantesca operazione speculativa dove gli unici gratis sono quelli che la fanno funzionare, in nome del volontariato, in nome della promessa, perché è chiaro che è questa, che quell'attestato magari ti farà domani trovare un posto di lavoro, e con una campagna su cui si sta distinguendo in questi giorni ancora una volta la stampa, in particolare il Corriere della Sera, quindi la grande, che sta spiegando che in fondo chi accetta è al passo con i tempi, cioè voglio dire, vuoi un lavoro, hai un lavoro, accontentati, vorrai mica anche un salario. Sarebbe troppo pretese, c'è gente che non ha neanche il lavoro, ma adesso vorresti anche avere un salario. Ecco, e questo è, diciamo, l'ideologia che viene sparsa a piene mani sui talk show, e di cui anch'io faccio anche una cosa maliziosa, come è stata fatta prima, vedo anche un pezzettino di una certa ideologia di estrema sinistra dei primi anni 90, cioè la cultura cosiddetta del post-fordismo, che io prenderei e butterei tutto nel cesso, lo dico subito, perché è semplicemente contribuito a far pensare che eravamo una fase di cambiamento senza aggettivi, quando eravamo semplicemente in una fase di devastazione del rapporto di lavoro e della condizione di lavoro basata sul fatto, sul diritto e sul fatto che io riassumo nell'articolo 36 della nostra Costituzione, che dice, non casualmente, lo voglio sottolineare, un punto, un'interazione decisiva, che ogni lavoratore ha diritto a un lavoro dignitoso che gli consente una retribuzione dignitosa. C'è un'interiezione che dice l'articolo 36, in ogni caso la retribuzione deve essere adeguata per mettere una vita dignitosa a sé e alla sua famiglia. Cioè non è l'articolo 36, non esalta il cottimo. No. Non esalta il premio variabile sul salario, dice che quelle cose lì ci sono in più, ma tu comunque hai diritto alla tua retribuzione che ti fa vivere dignitosamente. Ecco, gli ultimi 30 anni sono stati dedicati sul piano culturale e sul piano sociale a smontare questo concetto, cioè il fatto che il lavoro non è, adesso che qui c'è una retorica, il lavoro è una condanna, adesso non giriamoci intorno, ecco, un lavoro è una condanna. Io conosco quando c'erano soprattutto il lavoro duro, quando c'era ancora i 35 anni per andare in pensione, Angelo se lo sa meglio di me perché abbiamo vissuto gli stessi periodi, le stesse storie, noi sappiamo che quando c'era la facoltà
per di andare 35 anni di pensione in pensione con 35 anni di contributi, che fu abolito con l'accordo Dini del 1995, c'era proprio lì una distinzione di ceto, non di classe, ma di ceto. Sì, io mi ricordo allora che nelle fabbriche metalmeccaniche qualsiasi operaio che si poteva già allora andare a proseguire per altri 5 anni. E la vera differenza tra operai e impiegati era questa, che un operaio arrivava ai 35 anni dove prendeva il 70% e non lavorava un minuto di più e andava in pensione con 70%, mentre un impiegato normalmente considerava una discriminazione dell'azienda se l'azienda non gli avesse permesso di arrivare fino agli 80 anni, ai 40 anni di contributi, perché questa era una differenza legata alla brutalità e alla durezza delle condizioni di lavoro, che pare assolutamente evidente, che non si può mai dimenticare, che invece è stata progressivamente dimenticata e cancellata. Ecco, il processo di costruzione di quello che è la totale flessibilità del lavoro, del salario, dei diritti, la devastazione, cioè come si arriva al Jobs Act e a Renzi? Come si arriva? E si arriva in 30 anni di lavoro. E qui anch'io mi sento di dire che c'è un punto di fondo che contraddistingue, lasciatemelo dire, il nostro paese negativamente. Le politiche liberiste non nascono così, sono frutto di scelte, di decisioni. Io amo molto la definizione ordoliberista, cioè noi siamo, non siamo in una società dove c'è una spontaneità di mercato che cresce, siamo di fronte a un intreccio tra azione economica e grande azione costituente dei poteri politici, delle burocrazie eccetera, che costruiscono un sistema. Tutta la flessibilità del lavoro italiano è determinata da leggi. Noi non abbiamo la controprova su come sarebbe stato il mercato del lavoro se ci fossero ancora in vigore la legislazione degli anni 70, che prevedeva due questioni di fondo. Primo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato come unico rapporto di lavoro, punto, non ce ne sono altri. Se a termine, tu devi dimostrare che è davvero a termine, cioè che in una lavanderia assumi un ingegnere per fare l'impianto informatico, e quindi, ma devi dimostrare che se no è a tempo indeterminato, punto. E l'accesso al mercato del lavoro, questa è una cosa che spesso si dimentica, ma è persino più importante dell'altro. Lo dico perché questa mattina c'è Mel Powell sotto accusa, tutta ipocrisia, perché lo sapevano benissimo che andava così, perché ha reclutato lavoratori a 800 euro lordi al mese, per fare l'Expo, quelli pagati, perché ci sono quelli pagati, sono, e adesso scoprono CGL e CGL di Milano, che hanno firmato tutti gli accordi, che sta succedendo quello che loro hanno firmato. E lo scoprono adesso, vabbè.